Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi cercherò di spiegarvi le basi, ragazzi, per fare gli outfit in beef. Raga, c'è chi li fa meglio di me? Assolutamente, io non è tanto che li faccio, ma siccome ho imparato le basi, ho capito come funziona più o meno, raga, bisogna che anche voi lo sappiate. Quindi, tutorial di come iniziare a fare gli outfit in beef, ragazzi. Vi spiegherò come mettere le scarpe che volete voi, come mettere i pantaloni che volete voi, eccetera, eccetera, eccetera. Perché a copiare, ragazzi, siamo capaci tutti. Ci mettiamo davanti allo schermo, guardiamo quello che fanno, replichiamo e abbiamo fatto l'outfit. Ma un conto è replicare l'outfit, un conto è fare un outfit a piacimento nostro, anche brutto, ma poi avere la soddisfazione di dire l'ho fatto io. Quindi, ragazzi, iniziamo subito. Requisiti, come ben sapete, per fare il beef, e non ve lo sto neanche a dire, vi lascio in descrizione cosa serve per fare il beef. E partiamo dal sito di Silent. Ragazzi, questo sito è una bomba. Vi spiegherò come capire questo sito e come usarlo. Quindi, ragazzi, iniziate subito e andiamo sul sito. Allora, eccoci qua. Questo è il sito di Silent, raga. Guardate il cursore perché sarà fondamentale nella spiegazione. Allora, questo sito ci permette di avere tutti i componenti che ci servono. Ragazzi, potrebbe mancare qualche cosa, ma una volta che capiamo le basi, potremmo poi farne a meno su certi aspetti. Quindi iniziamo subito. Noi dovremo andare a capire, raga, come fare la fusione, come fare i beef. Ovviamente dovete partire sempre dal C2 finale, ragazzi. Se volete fare gli outfit, quei componenti che volete voi e decidere ciò che volete voi. Se invece volete fare gli outfit che trovate su YouTube, potete pure copiarli, raga, senza usare la base. Quindi a questo punto andiamo sui tre puntini, raga, e andiamo su fusione beef femminile. Io vi consiglio di tradurvi con Google il sito perché sennò diventa veramente difficile. E già è difficile la situazione perché poi andremo a capire. Quindi, fusione beef femminile, partiamo dalla femmina, ragazzi, per farvi capire. Abbigliamento C1, niente guanti, qua dice borsa classica, completo C2, guanti tattici grigi, eccetera, eccetera, eccetera. Cos'è questa roba? Un sacco di gente, suppongo, ragazzi, che si è messa a cercare di capire e non ci ha capito una beata minchia. Io ero uno di quelli, ringrazio il mio mentore, di cui non farò il nome, ragazzi, perché vuole stare nascosto e io lo accetto. Comunque, grazie, bro. Allora, raga, partiamo da C1, che sarà sempre il lato sinistro. Ok, raga? Noi su questo sito avremo diviso sempre in due parti queste immaginine: lato sinistro raggruppate, lato destro raggruppate. Quindi, ora vi spiego. Una volta che ci siamo fatti C2, anzi, sai cosa facciamo? Vi metto anche la mia immagine. Allora, ed eccoci qua, ragazzi, con la mia bella faccia di Kates. Quindi torniamo al discorso. A sinistra sarà sempre C1, raga. Sarà sempre la prima console, ok? E a destra sarà sempre la seconda console. Quindi, cosa facciamo? Noi abbiamo creato C2 finale per la femmina e lo terremo in uno slot a sé. Creiamo uno slot, lo chiamiamo C1, e un altro slot lo chiameremo C2. Creiamo un altro slot e lo chiamiamo merge, raga. Una volta che chiamiamo quello slot merge, lo dovremo mettere sempre o nel primo slot della lista o nell'ultimo slot della lista degli outfit. Perché questo? Perché quando dovremo andare poi a fare il merge nelle attività, bisogna per forza che sta in quei posti, perché deve essere il primo completo dopo l'attuale, ok? Ma poi arriveremo anche lì. Un'altra cosa fondamentale, ragazzi. Se
Se qua c'è scritto classica, vuol dire che per fare il salvataggio noi dovremmo usare la borsa classica. Se qua vedete che c'è scritto, per esempio, Israele, vuol dire che dobbiamo usare Israele. Vi spiego questa cosina qua che magari non è tanto chiara. Per le scarpe, raga, sempre, sempre borsa classica, cioè il paracadute. Quando dobbiamo fare il salvataggio su C1, dovremo mettere il paracadute classico. Quando invece andiamo a fare la parte bassa, tipo pantaloni, potremmo usare classico o Israele. Questo dipende da voi, ve lo spiego. Se volete portarvi un esempio insieme ai pantaloni, anche le scarpette, potete usare il classico. Ovviamente dovrete mettere sempre i componenti su C1 e su C2, sia per le scarpe sia per i pantaloni per fare la colla. E poi potete usare classica e prenderete sia i pantaloni che le scarpe. Se invece volete fare il torso, raga, è sempre Israele. Quindi quando andremo a fare tipo il torso finale con C2, dovremo mettere sempre Israele. Questo è fondamentale. Ogni componente ha il suo metodo di salvataggio, ragazzi. Gli caschetti, per esempio, abbiamo gli occhiali. Per altre cose ci sono i guanti. Quindi controllate sempre bene questa cosa, guardatevi il sito, traducetevelo e leggetevelo. Quindi, come facciamo a mettere i guanti? Ipoteticamente parlando, raga, noi vogliamo mettere i guanti da motociclista sul nostro outfit. Noi cosa dovremmo fare? Dovremmo mettere su C1, ragazzi, o senza guanti, o questi qua, quelli di cotone, ok? A questo punto, su C2 dovremo mettere i digitali tattici grigi. Facendo ciò, facendo il beef con C1 i guanti bianchi o senza guanti e su C2 i digitali grigi, il risultato sarà sempre uguale a C1. Ok? Ma noi in questa maniera abbiamo creato una colla. È come se noi, invece nelle nostre mani del personaggio, raga, avessimo messo la colla. In questa maniera, una volta che abbiamo fatto ciò, abbiamo fatto la colla nella mano, potremo andare a mettere i guanti che vogliamo. Come? Raga, nello slot merge metteremo, ad esempio, la tuta da moto che ha i guantoni, e a questo punto, una volta fatto ciò, con il risultato di C1 e C2, ok, andremo nell'attività merge, basso profilo o l'affare G. Quindi indosseremo l'outfit che è il risultato di C1 e C2, che ha fatto la colla alle mani. E quando andremo, ragazzi, nell'attività merge, nello slot merge, avremo la tuta da moto. Quindi cosa succede? Noi facciamo nella selezione degli outfit merge e attuale, e a quel punto, andando su merge attuale, prenderemo i guanti dalla tuta e li metteremo sull'outfit che stiamo facendo. Questo, raga, è il principio per tutto, praticamente. Funziona quasi tutto così. Quindi ora io andrei per ordine. Ora vi ho spiegato come fare la colla, ve l'ho spiegato sui guanti, ma funziona così per le scarpe, i pantaloni e tutto il resto. Adesso vi spiego proprio dall'inizio come fare l'outfit. Quindi, quando iniziate a fare l'outfit, raga, dovete andare per forza giù. Dobbiamo partire dalle scarpe. In questo caso, raga, io sto facendo la femmina, ok? Ma è la stessa cosa, perché se io ora copio il link, apriamo una nuova paginina e andiamo su il maschio. Le componenti sono a volte uguali e a volte no, ma il principio è lo stesso. Ora vi spiego. Guardate. Tanto per iniziare, quando iniziamo a fare un outfit, raga, per forza partiamo dalle scarpe, partiamo dal basso.
Quindi andremo a mettere un esempio su C1 o senza scarpe, se vogliamo fare dei pantaloni aperti, ok raga? Come ben sapete, i stivali chiudono i cargo, ok? Chiudendo i cargo fai tipo i Jokers, no? Ok. Quindi se noi vogliamo fare dei pantaloni stretti, con la caviglia stretta, su C1 andremo a mettere sempre degli stivali. Se invece non ce ne frega niente perché magari stiamo usando dei pantaloncini nell'outfit, possiamo mettere senza scarpe, ok? Quindi partiamo a fare la colla per la parte bassa. Mettiamo questi componenti su C1, o questo o questo. Quindi se volete fare il Jokers, diciamo, per intenderci, ok? Con la caviglia stretta metterete lo stivale. Se invece volete farlo senza caviglia stretta, metterete senza scarpe. E su C2, ok, andremo a mettere uno di questi tre componenti. Il principio è uguale anche per C2. Se noi mettiamo senza scarpe su C1, dovremo andare a mettere quello centrale, ragazzi, la rossa, la scarpetta rossa, ok, perché è bassa anche lei. Se invece andremo a mettere su C1 lo stivale, dovremo andare a mettere lo stivale anche su C2. Quindi risultato, ragazzi, di questo beef tra C1 e C2 uscirà sempre uguale a C1, e con quell'outfit andiamo nell'attività merge. Nell'attività merge faremo merge attuale, e nel completo che abbiamo messo merge ci sarà in questo caso l'outfit da cui vogliamo prendere le scarpe. Potrebbe essere la scarpa di scia mortale, la scarpa di una tuta, ok? In questa maniera, una volta che usciamo dall'attività merge, avremo messo la scarpa che volevamo noi. Quindi a questo punto andremo poi sopra. Per esempio, per il maschio, raga, per mettere i pantaloni, a questo punto cosa facciamo? Abbiamo le scarpe da scia mortale sotto. Ovviamente, raga, dobbiamo partire sempre dal C2 finale. Noi C2 siamo C2 e poi iniziamo a fare tutte queste cose. Quindi andremo a mettere i pantaloncini, ragazzi, su C1 o i jeans, e su C2 andremo a mettere i cargo sabbia, ok? Il risultato, raga, lo andremo poi a mergiare nell'attività con il componente che vogliamo, che abbiamo messo su merge. Esempio, vogliamo metterci insieme alle scarpe di scia mortale che abbiamo fatto prima, i Jokers neri, ok? Io su merge metterò un outfit che possiede i Jokers neri. Quindi a questo punto, quando poi entrerò in attività merge e farò destra-sinistra, raga, prenderò i Jokers neri e li metterò sopra le scarpette da scia mortale che abbiamo messo prima. Una volta fatto ciò, abbiamo scarpette e pantaloni, ok? Vi ricordo che questo è la base, cioè gli outfit semplici. Non stiamo facendo niente di complicato, vi sto spiegando il metodo. Una volta fatto ciò, che abbiamo scarpe e pantaloni, possiamo andare a fare la parte alta. Quindi a quell'outfit, raga, ci mettete subito, per esempio, il giubbotto mimetico pesca, per mettere il cinturone o le spalline che siano, e fatelo il solito glitch. Praticamente, una volta che avete messo il giubbotto mimetico pesca, andate dal bancone, ci mettete poi la tuta da scienziato pazzo, entrerete nell'attività e a quell'outfit mettete o le spalline o il cinturone, eccetera eccetera. Ovviamente quando andrete a mettere il giubbino si toglierà la giacca blu navi, eccetera, ma a voi non ve ne frega niente di quello. A questo punto, una volta che siamo arrivati, che abbiamo i pantaloni con le scarpette, la cintura o le spalline, raga, possiamo continuare. Come continuiamo? Continuiamo in questa maniera. Ci andiamo a cercare il torso, ok? Il torso lo possiamo fare un po' come vogliamo. Esempio, prendiamo la tuta della nose, la mettiamo su merge a questo punto, raga, e cosa facciamo? Faremo il beef mettendo su C1, metteremo l'outfit che stiamo creando, quindi quello con le scarpette, il Jokers e la cintura, e su C2 dovremo andare a mettere C2 finale, ma modificato, raga,
perché ora dovremo creare un C2 finale che faccia da colla, in modo che quando noi facciamo il beef, fa una certa di colla su tutto l'outfit, in modo che quando entreremo dentro l'attività merge per passare il torso non si sbagli. Quindi andiamo sui tre puntini. Una volta che siamo sui tre puntini, raga, andiamo su elenchi, come vedete qua. Una volta che siamo sui elenchi, freccetta, e abbiamo tutte le componenti che ci serviranno. Quindi andiamo su scarpe, perché ora noi dobbiamo mantenere quelle scarpe. Vi ricordo, su C1 abbiamo l'outfit con le scarpe che abbiamo messo noi, e il joker che abbiamo messo noi e la cintura. E noi adesso dovremo prendere C2 finale e modificarlo. Quindi, una volta che abbiamo preso C2 finale, andiamo su scarpe, e su scarpe abbiamo tutte le componenti. Andiamo a cercarci, raga, le scarpe di scia mortale nere. Ok, io in questo caso ho usato queste mentalmente, no? Stiamo creando questo outfit. Andiamo giù, sempre controllate sempre qua a destra nelle componenti. Ok, eccole qua. Queste sono le scarpette da scia mortale nere. Quindi, se qua a destra abbiamo le scarpe da scia mortale, noi dovremmo andare a mettere, ragazzi, uno di questi tre componenti. Siccome il pantalone che abbiamo fatto noi è un Jokers, dovremo andare a mettere la scarpa Brown Trail, ok? Questa qua, che terrà poi questo. Quindi a C2 finale andremo a mettere questa scarpa. Dopodiché, una volta fatto ciò, dovremo fare la stessa cosa per i pantaloni. Quindi torniamo indietro, raga. Andiamo qua dal menu, torniamo su elenchi, andiamo su gambe. Andiamo su gambe di nuovo. Anzi, no, a sto giro andiamo su joking, perché qua abbiamo i jokers. Dovete un po' studiarvelo il sito, controllarlo, guardarlo. E dobbiamo vedere il jokers nero cosa serve per portarlo. Quindi andiamo su nero e vediamo che il Jokers nero serve questo componente. Quindi cosa andremo a fare? Andremo a mettere, ragazzi, questo cargo qui, che ora sì, non vedete, ma se voi zoomate si legge. Questo qua è il Grey Cargo, ragazzi. Quindi andiamo a mettere questo pantalone sul C2 finale insieme ai scarponcini che abbiamo messo prima. In questa maniera avremo bloccato il Jokers nero e le scarpe da scia mortale. Quindi, cosa facciamo? Facciamo il beef e frizziamo C1, mettendo completo C1, e poi mettiamo il C2 finale modificato su C2. Il risultato, ragazzi, ci permetterà di passare il torso. Prima di fare questo step, ovviamente, mettete su merge già il torso che volete. Quindi, ipoteticamente parlando, io ora volevo metterci il torso della nose su merge. Prima di fare questo beef, ho messo il completo della nose su merge. Una volta messo il completo della nose su merge, ho fatto C1, beef con il completo C2 finale modificato. Mannaggia, che te morto. E il risultato, ragazzi, lo andrò a mergiare nell'attività a basso profilo o a fare G, e farò merge attuale, e in questa maniera passeremo, ragazzi, il torso. Quindi avremmo finito praticamente l'outfit, perché avremmo i jokers con le scarpette e il torso che abbiamo voluto noi. E raga, siccome C2 finale ha i loghi, avremmo mergiato anche i loghi. Poi l'ordine, ragazzi, ve lo spiego, è scarpe, pantaloni, guanti, torso. Quindi cosa facciamo? Ricordatevelo sempre, partiamo dal basso e andiamo a salire. Una volta che abbiamo fatto i guanti, raga, ricordatevi sempre che se volete aggiungere un giubbino di quelli antiproiettile, dovete farlo prima dell'ultimo beef con C2 finale. Quindi cosa andremo a fare? Andremo a mettere sull'outfit C1, un esempio,
il giubbottino, quello verde, quello giubbottino pesante, quello selezionato, e su C2 non metteremo niente. Quindi lo stesso outfit, faremo questa cosa qua. Su C1 mettiamo l'outfit che sarà, in quel caso, per tornare indietro, raga, quello con Jokers, le scarpette e la cintura. A quello mettiamo il giubbotto di protettile selezionato verde, che è quello pesante. Frizziamo, entriamo con C2, che sarà lo stesso outfit, senza nulla, senza giubbotto. E il risultato, ragazzi, sarà che si sia formata la colla nel torso. Una volta fatto ciò, mettiamo nell'attività merge l'outfit col giubbino colorato che vogliamo prendere, ok? E facendo destra-sinistra, quindi merge attuale, metteremo il giubbino colorato sull'outfit che stiamo facendo. Dopodiché potremo andare a fare l'ultimo merge con C2, come vi ho spiegato prima. Spero che questo video vi ha un pochettino aiutato. Se avete bisogno di qualcosa, ragazzi, scrivetemi. Se avete bisogno di consulenza, abbonatevi, perché la consulenza è solo per gli abbonati. E niente, ragazzi, alla prossima. Bella, regà. Sbada bam.